Vediamo adesso qual è la relazione tra la velocità scalare e la velocità angolare. Le loro definizioni sono molto simili, solo che nella prima c'è l'arco percorso e nella seconda c'è l'angolo descritto. Ma noi sappiamo che l'arco e l'angolo sono legati da questa relazione, cioè l'angolo espresso in radianti è il rapporto tra l'arco e il raggio. Infatti ricordiamo che nel caso di un radiante, che non è il nostro caso, l'arco è lungo quanto il raggio e questo rapporto fa 1 un radiante. Nel nostro caso, invece, l'arco è più corto del raggio e quindi questo rapporto, arco diviso raggio, fa meno di 1, meno di un radiante. Infatti, nel nostro caso particolare, l'arco è lungo 7,85 cm, il raggio è lungo 10 cm. E questo rapporto arco diviso raggio fa 0,785 radianti. 0,785 radianti sarebbe questo angolo qui, cioè l'angolo di 45 gradi. Dunque ripartiamo da questa formula che esprime la relazione tra un angolo e l'arco sotteso. Ricaviamo l'arco delta S uguale R delta alfa e lo andiamo a sostituire qui al posto di delta S l'arco R delta alfa. Ma delta alfa su delta t è la velocità angolare omega che abbiamo definito prima. E quindi otteniamo che la velocità scalare è r per omega, omega r. Ecco quindi qual è la relazione tra la velocità scalare e angolare. La relazione è che la velocità angolare è la velocità scalare è la velocità angolare moltiplicata per il raggio. È la stessa relazione che c'è tra l'angolo e l'arco. Infatti abbiamo visto poco fa che l'arco delta S è uguale all'angolo per il raggio R delta alfa. Queste sono relazioni tipiche che ritroviamo sempre nel moto circolare, e cioè una grandezza fisica di tipo lineare, come la velocità lineare scalare, è sempre legata alla sua corrispondente grandezza fisica angolare attraverso la moltiplicazione per il raggio. Cioè la grandezza fisica lineare si ottiene dalla corrispondente grandezza fisica angolare moltiplicandola per il raggio. Qui lo vediamo bene, l'arco è uguale all'angolo moltiplicato per il raggio, quindi l'arco e l'angolo sono le due grandezze fisiche corrispondenti. Oppure la velocità scalare si ottiene da quella angolare moltiplicandola per il raggio. Velocità scalare e velocità angolare sono le due grandezze corrispondenti. Queste due sono grandezze lineari e queste altre sono le grandezze angolari.